Salve a tutti amici attrezzanti, benvenuti a questo nuovo video, sono Mr. Electric ed oggi eccoci qui nuovamente su Pokémon Xenoverse. Nella scorsa parte abbiamo completato il DLC di Halloween che Guido hanno rilasciato il 31 ottobre come appunto speciale di Halloween. E ragazzi, in questa parte andremo appunto a fare un evento abbastanza particolare. Ora vi spiegherò quale tipo di evento si tratta. Allora, prima di tutto, con il nostro Scalion voliamo al Campus Acero, qui insomma, voliamo al Campus Acero. Intanto raga, vedete, appunto c'è una tutta quanta horror ancora, fino a quando ovviamente non rilasceranno un nuovo DLC, quando tutti questi Pokémon, tra cui Gurga e Spampacabusco, appariranno. Comunque, questo evento è uguale all'evento del Pikachu Vintage. Tant'è vero che la via è sempre la stessa. Bisogna entrare in questa police box, che appunto è quella del Dottor Wu, insomma. C'è sempre questo bell'occhio, va bene. La cosa particolare è che appunto entrando in questo mondo, che appunto ricorda sempre la seconda generazione, insomma l'evento di Pikachu uguale, c'è un'unica cosa che cambia. Non è lui, insomma, quello che cambia, perché appunto non potremmo sfidarlo in alcun modo, forse in un DLC futuro potremmo farlo, ma appunto quest'altra persona. Oggi ho rubato una Pokéball che nasconde un Pokémon rarissimo. Il capo sarà fiero di. Ehi, tu, perché sei qui a rigliare le mie spalle? Hai incontrato la persona sbagliata. Preparati alla sfida. Ok, lui ci sfida. Ma chi è? Esatto, la recluta del Team Rocket. Recluta Rocket, insomma. Perfetto, manda in campo Zubat. Ma questo Zubat è uno Zubat particolare. Zubat Vintage. Ragazzi, eccolo qui, l'evento di cui vi stavo parlando. Questo Zubat, appunto, è uno Zubat abbastanza particolare. Quindi, prima di tutto, sfidiamo questa recluta e poi vi spiegherò tutto per il meglio. Ciao Zubat, praticamente, anche se sei a livello 48, un Dragartigli ti shotta. Perfetto, grazie per i punti esperienza. Il prossimo Pokémon sarà Golbat, addirittura pure Golbat, non mi dire. No, pure Golbat! Quindi a questo punto penso ci sia anche Crobat, no? No, io raga, io conoscevo solamente Zubat. Golbat no. Che figata! Ok, va bene, va bene. Ok, ci usa morso, va bene. Questo è un altro evento fighissimo, sempre che appunto ripercorre la seconda generazione. Ok, usiamo, continuiamo a usare Dragartigli fino a quando appunto non ci muore Shulong. Ok, penso che il prossimo morso. Attacco d'ala addirittura, attacco d'ala. Ok, ciao Shulong, vai, usiamo Milotic. Con la grandine, con lo scendineve, tutto è più semplice. Usiamo Gelodenti, ci usa attacco d'ala, molto più veloce. È livello 50, raga. Noi siamo a livello 39, però comunque è fattibile la cosa. Ok, ciao Golbat. E il prossimo Pokémon a questo punto penso sia Crobat, visto che Crobat nella seconda generazione c'era. Crobat, esatto, non cambiamo Pokémon. Vediamo Crobat Vintage com'è. Bellissimo, raga, bello, davvero bello. È tipo volante veleno, quindi sgranocchio dovrebbe fargli un bel po' di male. Però attacco d'ala praticamente ci ucciderà. Sì, esatto, ci ucciderà. Allora, volante veleno, vai Arrol, sei 16 livelli inferiore, però non succederà niente. Attacco d'ala non puoi uccidercelo. Ok, perfetto. Scintilla, vai Scintilla, fai del tuo meglio, vai Scintilla, vai, vai, vai. Ragazzi, sono molto underlevellato, perfetto, paralizzato, ottimo. Sono molto underlevellato, ma questo poco importa, visto che ovviamente poi durante la seconda parte, quando uscirà, avrò sempre la stessa squadra, insomma, però sicuramente poi i Pokémon saranno molto più forti. Comunque, dai, vai giù, vai giù, vai giù Crobat, vai giù Crobat. Perfetto, così. Ragazzi, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Non ci posso credere. Oh no, per colpa tua la Pokéball si è aperta. Ho scoperto che il Pokémon raro è un semplicissimo Zubat. Il capo mi ammazzerà. E vabbè, per avermi sconfitto te lo regalo. Tanto non mi serve a nulla. Otteniamo Zubat, no. Ricordati sempre, il Team Rocket è tornato più forte di prima. Ragazzi, otteniamo Zubat Vintage. Io questo volevo, perché abbiamo ottenuto Pikachu Vintage, cioè Zubat Vintage. Chissà se a Natale ci sarà qualche altro evento e otterremo appunto un altro Pokémon Vintage. Ragazzi, eccolo qua, Zubat Vintage, eccolo qui. E ragazzi, ovviamente non è appunto Zubat, perché non avevano ancora dato gli sprite a tutti quanti i Pokémon. Ma ecco qui, ragazzi, Vintage, le forme Vintage. Abbiamo sia Pikachu livello 20, che è appunto Zubat livello 20 e veleno volante. Io vorrei far evolvere questo Pokémon, però essendo speciale, non so, si rovinerebbe un po'. Quindi non so, poi deciderò in futuro. Ovviamente ora riorganizzerò il box, catturando anche gli altri Pokémon. E ragazzi, per ora è tutto finito. Dovremo aspettare un altro mesetto e mezzo, quando appunto sarà Natale, per un prossimo evento. E ragazzi, io spero tantissimo che questo evento, dove appunto abbiamo ottenuto Zubat Vintage, entrando sempre in questa dimensione opposta alla nostra, vi sia piaciuto. Se così è stato, sapete cosa fare. Lasciate tantissimi pollici in su, commentate, condividete e ci vediamo in un prossimo video. Qui Mr. Electric è tutto e arrivederci.